Ciao, ciao a tutti e ben arrivati alla diretta di oggi. Come state? Spero bene, ma soprattutto spero che mi sentite oggi, eh? Mi sentite bene? Spero di sì. Giusto, diamo il tempo a qualcuno che si accorga che siamo in live e quindi iniziamo questa bella diretta con la speranza che oggi non succeda nulla che interrompa la nostra bella preparazione. Quindi, ben arrivati alla diretta. L'abbiamo interrotta ieri, mi ripeto, mi dispiace, c'è stato qualcosa che non ha funzionato e quindi eccomi pronta a rimangiare le stesse cose per voi e iniziamo subito questa bella live. Datemi un feedback che qua oggi mi sentite bene, che è tutto a posto, che siete sempre contenti di vedermi soprattutto e ripeto, oggi ci mangiamo nuovamente gli ossobuchi alla milanese, rifacciamo nuovamente l'accompagno di risotto alla milanese, saranno contenti i miei commensali questa sera. Pazienza, ma io devo accontentare tutti voi, i nostri amici di Facebook, Instagram e YouTube, che ieri mi avete mandato tantissimi messaggi che non mi sentivo, che non si sentiva l'audio, che c'era qualcosa che non andava e quindi eccomi pronta a riniziare la nostra bella diretta. Quindi ben arrivati. Vediamo oggi che cosa prepariamo. In realtà quello che preparavamo ieri, perché mi ripeto nuovamente, c'è stato un problema di connessione, quindi eccomi qua. Ossobuco alla milanese. Per eseguire questa bella ricetta abbiamo bisogno per la cremolata un rametino di prezzemolino delle foglioline lavate ed asciugate, uno spicchio d'aglio opzionale che io non metterò, della scorza di un limone preferibilmente biologico, quantomeno insomma lavatelo bene, ma fate attenzione a non prendere la parte bianca perché ci rende poi amara questa cosa e quindi ce lo teniamo da parte. Invece per gli ossobuchi ne abbiamo bisogno di 4 ossobuchi, anche che oggi ne faccio 3 perché 2 già ce n'ho in cottura. E poi abbiamo bisogno della farina proprio per infarinare i nostri ossobuchi, dello scalogno, 30 g di olio extravergine d'oliva, 20 g di burro, 100 g di vino e 50 g di acqua, dado, sale e pepe e così via. Adesso iniziamo subito con la nostra preparazione partendo dalla gremolata e andiamo praticamente a iniziare la ricetta. Questa la possano fare tutti gli amici che hanno un bimbi in casa e quindi non per forza con TM6, quindi TM31, TM5 e TM6. Io ho già lavato ed asciugato il nostro prezzemolino, e lo mettiamo all'interno. Vedete che non tolgo proprio del tutto il gambo perché è buonissimo e quindi ci dà molto sapore. Poi andiamo a mettere ancora avanti, ci dice 2 spicchi d'aglio. 2 spicchi d'aglio no, sono veramente troppi. Io ieri ce ne ho messo mezzo senza l'anima e stamattina ho rischiato il divorzio con mio marito perché non ci si poteva dialogare. Quindi oggi non ce lo metto. Quindi poi se a voi piace mettetene un pezzo, eh. Limone preferibilmente biologico senza la parte bianca. Si va avanti, chiudiamo con il nostro misurino e ce ne andiamo per 5 secondi a velocità 8. Nel frattempo ci prepariamo una ciotola per tenerlo da parte. Secondi sono velocemente passati e adesso andiamo a vedere che bel risultato che abbiamo ottenuto. Guardate, questo solo con bimbi lo ottenete, eh? Non c'è storia, non c'è storia per nessuno, eh? Quindi adesso me lo vado a trasferire, c'è un profumo che non vi dico e quindi qua lo portiamo giù. Quindi mi sentite bene oggi, eh? Meno male. Quindi oggi nuovamente ossobuco alla milanese. Questa ricetta la dedico alla mia carissima amica, nonché collega Barbara, che è milanese di Milano. Però a lei gli piace molto la mia cucina. Il marito, che saluto, è così contento quando io sono con loro perché dice che si sente ospite in casa propria. Pensate un po'. Ciao Barbie! Quindi ce ne andiamo avanti, l'abbiamo trasferito in una ciotola. Adesso incominciamo, cominciamo ad infarinare i nostri ossobuchi, ok? E lo facciamo qui direttamente davanti a voi. Anzi, prima mettiamo lo scalogno, così nel frattempo tritiamo, eh? Ci tritiamo un pezzettino di cipolla o scalogno e giusto quanto basta. Io, se volete, lo peso perché non ho lo scalogno, ma metterò circa 20-30 grammi di cipolla, non di più.
anche perché se nella gremolata metterete l'aglio, insomma, poi i sapori sono abbastanza importanti, eh? Quindi chiudiamo. Nel frattempo ce ne andiamo a velocità 5 per 7 secondi e infarino il nostro osso buco. Così. Sono di vitella, eh? Poi andiamo avanti, aggiungiamo 30 g di olio d'oliva e riuniamo sul fondo con la spatola così da poter poi cuocere bene bene il tutto. Quindi me ne vado giù, adesso vi faccio vedere. Guardate, ci siamo? Perfetto. Poi andiamo avanti, mettiamo ancora il burro, 20 g, e poi aggiungeremo i nostri ossobuco. Ok, quindi adesso 20 grammi di burro, ma nel frattempo voi dovete sapere che io ho già messo su il risotto. Ok, perfetto. Poi vi faccio vedere tutto, eh. Andiamo ad infarinare, come abbiamo appena detto, i nostri ossobuchi e li appoggiamo proprio sopra le lame, togliendo la farina in eccesso. Vi do un consiglio di mettere la parte ossea, questa bella che ci darà poi fastidio durante la cottura, rivolta verso le lame, quindi non verso il boccale, sennò sentirete trutrutrun, 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 ok? Io poi vi faccio anche i suoni, così rendo meglio l'idea. Ecco, fate così, la parte ossea la mettete praticamente vicino alle lame, così da non sentire i rumori. Me ne vado su. Adesso appoggiamo sopra il nostro coperchio, a posto del misurino, il cestello e andiamo in cottura per i primi 5 minuti, 120 gradi, velocità cucchiaio, antiorario. Questo è quello che prevede la nostra ricetta, ok? Adesso innanzitutto diamo un attimino una sistemata al nostro piano di cucina, così da tenerlo sempre pulito, che anche l'occhio vuole la sua parte. Ma andiamo a vedere che cosa nel frattempo abbiamo da quest'altra parte, che è nel bimbi friend, perché io vi ho già detto che ho già in cottura il riso che accompagnerà questa bella ricetta. Conoscete tutti i bimbi friend? Pensate che possiamo fare anche questo, perché siamo in sicurezza, tanto il Bimby Friend ha una capacità di velocità non superiore a 2 e viaggia sempre in antiorario. Comunque io ho cotto adesso, ho messo all'interno del mio boccale, ho messo 320 grammi di riso e poi ovviamente ho aumentato un pochino la quantità dello zafferano perché a noi piace molto, e quindi qui invece abbiamo in cottura, adesso come abbiamo appena messo su, il nostro ossobuco. Vedete, se mettete l'osso, la parte ossa attaccata alle lame, non sentirete quel rumore fastidioso che poi magari ci accompagna per tutto il tempo di cottura, perché sono tre momenti di cottura, 2 volte 5 minuti perché insaporiamo il tutto e poi va terminata per 40 minuti. Quindi ripeto gli ingredienti che abbiamo utilizzato fino adesso. Per chi si è collegato, stiamo rifacendo nuovamente gli ossobuchi alla milanese, la ricetta che abbiamo interrotto ieri, perché c'è stato un piccolo problema di connessione. Quindi adesso abbiamo riniziato la ricetta mettendo 3 ossobuchi, ovviamente io ne ho già cotti 2, poi abbiamo unito a 50 g di vino, 30 g di olio, circa 30 g di cipolla. Abbiamo però preparato la gremolata facendo un trito di prezzemolo e di limone. Non ho messo l'aglio perché se ne volete non rispettate le quantità perché sono veramente esagerate, basta mezzo, eh. Quindi qua mancano 2 minuti, possiamo intanto vedere il passaggio successivo, cioè l'anteprima. Adesso ci dice di girare poi con l'aiuto di una pinza da cucina gli ossobuchi, perché ci serviranno comunque da girarli dall'altra parte, e poi di aggiungere il vino bianco senza misurino, si va ancora a lasciare cuocere per circa 5 minuti. Ok, quindi adesso facciamo questo passaggio, ma vi faccio vedere poi la preparazione terminata, perché ce n'ho già un paio ovviamente cotti per far vedere una ricetta dall'inizio alla fine, come ormai vi ho abituato negli anni. Quindi mi scuso ancora per
il disagio creato ieri, ma non era di certo un problema, diciamo così, era soltanto un problema di connessione, purtroppo non nostro interno. Quindi adesso mancano 1 minuto e nel frattempo vi faccio vedere ancora qua, siamo in cottura con Bimbi Friend. Vediamo se riesco, me lo porto qua senza spostarvi nuovamente. Eccolo, guardate. Vedete? Io ho il controllo, anche togliendo il tutto, perché non avendo la chiusura posso controllare. Questa è una vera e propria, diciamo, un vero e proprio aiuto, Se ne avete Bimbi Friend, utilizzatelo soprattutto anche in maniera manuale, non c'è bisogno che vi dovete per forza affidare alla ricetta, perché potete in ogni caso impostare tempo, temperatura e velocità cliccando sulla manopola, Quindi poi se non avete ben chiaro questa cosa, scrivetevi che vi giro un link oppure ve ne andate direttamente sul mio canale YouTube Bimbi Come Fare e vi cercate Bimbi Friend e da lì spiego, Adesso ci prendiamo una pinza perché dobbiamo girare i nostri ossobuchi. Ok? Manca pochissimo, eccoci, e poi vediamo la parte finita perché ho già una porzione pronta, Io non li avevo mai fatti e la cara Barbara mi ha detto che sono una goduria ed è vero perché ieri l'ho già mangiati ed erano buonissimi. Oggi quindi vi avevo promesso di rivederci e li sto rifacendo ancora una volta oggi. Quindi grazie Barbara, Angelo, verrò a casa tua quest'estate e faremo qualcosa che non sia milanese. Faccio qualche cosa di napoletano, magari sarai anche contento. Ok, mancano 14 secondi e si va sul passaggio successivo. Stiamo insaporendo a 120 gradi, cucchiaio antiorario. La potete fare tutti, TM31, TM5, ovviamente TM6. I braccetti si aprono in autonomia, il suono ci avverte che abbiamo terminato e si va al passaggio successivo. Giriamo il tutto e andiamo a sistemare i nostri ossobuchi dall'altra parte. Quindi, volendovi li potete prendere aiutandovi con un piatto oppure fate come sto facendo io, girate intorno alle lame, tirate fuori la ciccia, eccola, voilà, vedete? La girate, questa pure la mettiamo da quest'altra parte facendo sempre attenzione, come vi ho appena suggerito, di mettere la parte ossea sopra le lame, diversamente sentirete sempre un bel casotto, Ok? Quindi aspettate che questo sia incastrato sotto le lame e andiamo a recuperarlo. Non mettete il coprilame perché veramente di liquido ce n'è pochissimo, quindi rischiamo che poi non si cuociano, insomma, come dovrebbero, Ole, fatto. Ce ne andiamo qua su. Adesso aggiungiamo ancora del vino bianco e ce ne andiamo in cottura, 100 grammi, 100 grammi di vino bianco. Poi dobbiamo aggiungere, lo faccio subito, Vi faccio vedere tutti gli ingredienti e poi me ne vado con l'ultima preparazione. 50 grammi di acqua, poi aggiungo del dado. Ok. Ovviamente dado fatto in casa Bimbi, poi aggiungiamo ancora un pizzichino di sale, ole, e poi per ultimo del pepe macinato che io faccio sempre così. Adesso faccio un passo indietro perché vi faccio vedere che praticamente me ne vado in cottura per 5 minuti, questo è il passaggio che ho saltato perché così non vi tengo ancora 5 minuti qua davanti. 5 minuti faccio cuocere, ma nel frattempo questi 5 minuti sono preparati, io vado all'ultimo passaggio, cioè quello che ci porterà poi in cottura per 40 minuti, ok? Guardate, facciamo finta che questi 5 minuti sono passati. Ce ne andiamo adesso a impostare 40 minuti, 100 gradi, veloce.
velocità 1 cucchiaio, avvio il motore e questo se ne va. Ovviamente noi non dobbiamo controllare il bimby per 40 minuti, possiamo stare tranquillamente sicuri che il tutto andrà a buon fine perché comunque siamo in controllo, in controllo con completa sicurezza perché il piccolo bimby, il nostro chef, ci aiuterà ad avere una preparazione finita senza nessun problema e senza nessuna paura che qualcosa possa andare storto. Magari il gas acceso non lo lasceremo mai, attenzione. Quindi adesso blocchiamo. Ci prendiamo ovviamente una dose di ossobuco già pronti, preparati in precedenza, così che ci riguardiamo insieme. Ma guardiamo che cosa ovviamente si ottiene durante la cottura. Vedete, si crea questa cremina meravigliosa, che adesso l'ultimo passaggio che ci richiede è quello di unire la cremolata che avevamo precedentemente preparato, e ve lo faccio proprio vedere mentre la metto giù perché mi piace questa cosa. Guardate, facciamo nient'altro che questo. Perfetto. Adesso ce ne andiamo su nel nostro alloggio, andiamo a posizionare ancora una volta il bimby e andiamo in cottura per 3 minuti, 100 gradi, cucchiaio antiorario nuovamente per 3 minuti. Nel frattempo vi ricordo che noi avevamo pronto il riso, no? Ci dice di lasciarlo ovviamente riposare nella risottiera per circa 1 minuto, e noi l'abbiamo, diciamo così, lo faremo adesso qua. Un risotto va servito all'onda, poi l'aggiustate ovviamente con un altro pochino di burro piuttosto che parmigiano. Questo poi lo farò in seguito perché ancora andava insomma lasciato riposare per 1 minuto. Spatolina davanti al bimbi e aiuterà a non schizzare. Adesso vi sembrerà un pochino acquoso, ma fra 1 minuto questo si rapprende tutto ed è veramente buonissimo. Aggiustiamo adesso se abbiamo bisogno di sale e poi aggiungeremo ovviamente alla fine della nostra preparazione il parmigiano quando è ora di servirlo. Allora, se non volete fare il risotto alla milanese, questa carne è buonissima accompagnata anche con il purè. Ok, quindi potete, se non volete fare il riso come accompagno, potete tranquillamente mettere un purè, un buon contorno, ok? Che accompagna questa carne. Adesso assaggiamo di sale per vedere se ha bisogno, ma fra 1 minuto questo sarà perfetto, Se lo lasciavo nel bimby andava ancora meglio, ma adesso io ve lo volevo far vedere così da insomma rendervi anche un po' le idee chiare di quello che abbiamo appena cucinato. Nel frattempo mi prendo un piatto da portata per quanto riguarda l'ossobuco e vediamo il risultato che abbiamo finito, che da questa bella ricetta, Dado Bimbi, mi raccomando, non vi deve mai mancare. Quindi vediamo che mancano 1 minuto ed è pronta la nostra cena. Vediamo un po'. Che profumo, che profumo. Allora, prendo un cucchiaio intanto per sistemarmi l'ossobuco nel piatto. Ne prendiamo due, anzi, guardate. Ecco qua. Così facciamo anche una bella cremina. Quindi, spero che ci siamo ripresi dalla nostra diretta andata un po' storta ieri, quindi abbiamo rivisto questa bella ricettina. Grazie Barbie. Quindi ci siamo, finito, mancano 25 secondi e vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Andiamo un po', ci siamo, Quindi oggi ho usato anche Bimby Friend, ma non perché avrei potuto fare entrambi, perché comunque il riso è buono anche freddo, quando si può accompagnare a questa preparazione. Olè! Allora, vediamo. E comunque un aiuto, se ce l'avete in casa, assolutamente va utilizzato. Guardate che meraviglia! Adesso lo prendiamo, lo sistemiamo sul nostro piatto. Ok. E poi serviamo vicino un po' di riso, che adesso ne faccio solo un piatto, ne preparo, poi ne prendiamo degli altri.
serviremo più tardi la cena. Adesso giusto per assaggiare insieme a voi, Ole. E questo è il riso. Vedete, guardate che meraviglia, si sta, si, veramente già si è rappreso. Vedete come si è, diciamo così, si sta sistemando di più, no? Non è più acquoso come prima. Eccolo qua. Guardate qua. Che dite? Mi piace? Io spero proprio di sì. E quindi aspetto, come al solito, un po' di foto da parte vostra. Ma io assaggio perché qualcuno dovrà pur soffrire oggi, no? E quindi soffro io per voi. Così i miei figli, mio marito, se c'è da aggiustare di sale o quant'altro, adesso lo vedo subito. Vediamo un po'. Perché qualcuno deve soffrire e soffro io. Quindi vediamo. È veramente squisita. Ve la faccio rivedere senza farla cadere. Diamoci dentro a prepararla. Il risotto ci manca, giusto una punta di parmigiano. Però grazie come sempre per avermi aspettata e sostenuta per seguire questa bella ricettina. Anche per oggi vi saluto, vi mando un forte caloroso abbraccio a tutti. Da Teresa e Bimbi come fare. A presto, ciao ciao!